Appare Insurgent, il film che segue Triss e la sua ricerca di alleati e risposte tra le rovine di una futuristica Chicago. Triss, cioè Shailene Woodley, e quattro Theo James sono in fuga, inseguiti da Jenin, Kate Winslet, leader degli eruditi, una fazione elitaria assetata di potere. In corsa contro il tempo devono scoprire il motivo per cui la famiglia di Triss ha sacrificato la propria vita e perché i vertici degli eruditi fanno di tutto per fermarli. Mi piace interpretare questo personaggio, mi piace la sua forza. È stata una cosa divertente e diversa rispetto a Divergent. In Divergent potresti dire a che punto è in questa pellicola. Qui riesce a tenere le persone a bada e mantiene il segreto fino a che la bolla esplode e le cose diventano comprensibili. I want you to promise me that you won't go. Veramente mi piace interpretare il ruolo di un personaggio così pieno di sfumature, una personalità maschile, ma anche calma, forse ferita, una persona diversa. C'è un certo piacere nel tornare a tutto questo. Condizionata dalle scelte compiute, ma decisa a proteggere chi ama, Triss, con quattro al suo fianco, affronta sfide impossibili, fino a scoprire la verità sul passato e le conseguenze che avrà sul futuro del loro mondo. Al debutto del film, l'autrice delle storie ha raccontato i suoi progetti. Usciranno altri due libri nel 2017 e, come la serie di Star Wars, parleranno di un giovane uomo che si unisce a qualcuno che si pensa sia il suo nemico, quindi una storia di vendetta. It's time we fight back. Together. You are the key, Triss, to rescue a little civilization we have left. Il film sta uscendo in tutta Europa. In Italia sarà in sala dal 19 di marzo.